Siete bene? Insomma, in bomba. Questo è un problema irrisolvibile. Lo sentite? Bene, intanto vi presento perché certamente qualcuno dei più piccini non mi conosce. Io mi chiamo Francesco Mata e sono il direttore sportivo di questa società. Quest'anno siamo riusciti per la prima volta a riunirvi tutti quanti, non ci eravamo mai riusciti in questi anni, anche perché le difficoltà logistiche sono ovviamente tante. È un tipo di iniziativa che va fatta per forza di cose all'inizio della stagione. Però non è mai semplice trovare il giorno adatto, non abbiamo mai la palestra. Aspetta. Il Masa non lo può tollerare questo. Non lo può tollerare il Masa questo. Dicevo, non è mai semplice trovare un giorno adatto perché purtroppo viene fatta inizio la stagione, il periodo è sempre quello settembre-ottobre, però non abbiamo mai la palestra, poi partono i campionati, gli allenatori diciamo non sono mai disponibili. Avevamo un'unica finestra che era quella di oggi pomeriggio, perché da domani poi partono tutti i campionati e abbiamo voluto provarci e alla fine ci siamo riusciti, quindi ci facciamo un grande applauso. Vi assicuro che il modo di questo genere con ragazzi solo maschietti in Toscana se ne vede pochi. Vedrete anche sui social che avremo tanti like, perché purtroppo in Toscana nel settore maschile pochi riescono a fare un lavoro come il nostro. E qui partirei con un applauso per i nostri allenatori. E sono poi coloro che mandano avanti tutti i gruppi di tutta la società e che in qualche modo sono la nostra anima. Allora, era l'occasione, diciamo, di questo incontro, è un po' appunto perché partiva la stagione, domani partirà la prima squadra con la prima giornata di campionato, dopodiché partiranno tutti i vostri campionati, chi prima, chi dopo. Quindi era un'occasione per trovarci, per guardarci una volta tutti insieme negli occhi, per far vedere ai ragazzi più piccoli che sono quelli più grandi che ci rappresentano, che poi loro sono la nostra punta dell'iceberg. È anche l'unico momento in cui potevamo fare le foto tutti insieme, quindi dopo ci sarà una fase molto faticosa dove tutti dovrete avere un po' di pazienza, perché non riesco mai a avere le foto di tutte le squadre, ma soprattutto di tutti voi, per inserirle poi sui siti e per fare un buon lavoro. Quindi vi chiedo, dopo vi spiegherò come facciamo, ma un pochino di pazienza perché dovrete fare una foto tutti quanti. Allora, intanto qui avete uno slogan che è più di una passione, che è quello che a noi ci rappresenta un pochino, perché l'obiettivo nostro non è soltanto quello di portarvi qui e farvi fare uno sport, l'obiettivo è quello di farvi appassionare a questo sport, ma essenzialmente di tenervi in palestra, in un ambiente pulito, tenervi fuori dai guai che purtroppo ci sono nella nostra società. E quindi l'obiettivo principale che non dovremo mai dimenticare è che fate sport non per diventare dei campioni, a cui sono destinati una stretta cerchia di persone, ma essenzialmente per stare appunto in occasioni come queste e in qualche modo usufruire, diciamo, di un ambiente pulito e sano di principi. Quindi questo è il nostro obiettivo principale. È più di una passione perché noi vogliamo andare oltre a quella che è un po' la passione dello sport. Tanti di noi sono cresciuti qui dentro grazie a una persona che vedete lì,
insieme a Massimo Romani, che è stato il presidente per 35 anni. E molti di noi sedevano laggiù al posto dei più piccoli e piano piano hanno scalato quelle posizioni rimanendo all'interno della società. Ora addirittura qualche cretino è passato anche di qua a prendere, diciamo, le redini della società. Quindi l'obiettivo nostro è fare in modo che voi stiate il più tempo possibile qui dentro e la pallavolo diventi, diciamo, una vostra seconda pelle, che è poi forse la cosa più bella, perché all'interno delle vostre squadre trovate amicizie durature che durano nel tempo. La nostra più grossa soddisfazione è vedere i ragazzi che si frequentano fuori dalla palestra. Questo è l'obiettivo principale. Certo, noi poi dopo facciamo tutto questo cercando anche di fare bene la pallavolo, cioè il nostro intento è quello di fare bene la pallavolo, perché facendo bene la pallavolo riusciamo in qualche modo a instaurare dentro di voi dei principi giusti. Quindi il sacrificio, il rispetto dei compagni, l'attaccamento alla maglia, la serietà, tutti i principi che si acquisiscono e attecchiscono meglio quando anche da parte nostra viene fatto un certo tipo di lavoro nella maniera più seria possibile. Quindi combaciamo quello che è l'aspetto sportivo agonistico a quello che è un po' l'aspetto sociale, cercando un po' di unirli e trovare un giusto connubio. Questo è il nostro obiettivo. Voi vi domanderete come mai loro l'ho messi in questa sedia. Loro sono quelli che rappresentano la nostra società, sono, come dicevo prima, la nostra punta dell'iceberg. Ho voluto un po', come dire, fare una similitudine con X Factor, no? Dargli a loro la sedia principale e in qualche modo cercare in futuro di fare uno switch, cioè che qualcuno di voi piano piano prenda il loro posto. Questo è l'obiettivo di tutti voi e l'obiettivo anche nostro, e cioè cercare di insegnarvi e fare in modo che qualcuno piano piano faccia il percorso giusto e si sieda al posto loro. Ora voi penserete che molti di loro sono qui perché sono i più bravi. In realtà non è proprio così. Vi assicuro che di tutti questi ragazzi non sono assolutamente i più bravi che abbiamo visto a sedere qui. Anzi. Molti che ho visto bravi non sono riusciti a fare questo che è il percorso giusto per arrivare in prima squadra. Ci si arriva in tanti modi, ci si arriva avendo delle capacità fisiche, ci si arriva perché piano piano si acquisisce delle capacità tecniche, ma essenzialmente, come dice il mio capo allenatore, ci si arriva perché si acquisisce serietà, rispetto, dedizione al lavoro. E piano piano, se uno fa questo percorso, piano piano si siede sempre a quella sedia. Ormai è statisticamente provato. Giusto, Pantalei? Giusto. Io forse sono quello che forse è il classico esempio di questa cosa, perché sono alto, sono basso, 1,78, poche doti atletiche. E se sono arrivato lì è perché piano piano, attaccandomi la maglietta, in qualche modo qualcuno mi ha portato a sedere in quella sedia. Ma non perché ero bravo, perché avevo delle attitudini particolari o perché avevo delle doti chissà di quale tipo. Soltanto grazie alla passione, alla dedizione, alla voglia di fare e alla voglia di giocare a pallavolo. Quindi il nostro obiettivo è fare in modo che tanti di voi piano piano si attacchino alla pelle alla pallavolo e piano piano riescano in qualche modo a sostituire molti di loro. Tra l'altro uno di loro è riuscito anche ad andare su questa foto. Un applauso a Bardini. Alzati Barbo, alzati. Ovviamente questo deve essere il vostro obiettivo, anche perché chiaramente quando si arriva lì
il divertimento è ovviamente maggiore, la soddisfazione è maggiore, si rappresenta una società, si acquisisce insomma un livello di gioco importante e chiaramente è tutto molto più bello. Sono anche gli unici che non pagano la quota. E sono super vestiti e attrezzati, come è giusto che sia nella prima squadra, perché rappresentano appunto tutti noi. Allo stesso tempo hanno anche il dovere di doversi comportare per bene e rappresentare tutti voi di fronte al pubblico e di fronte alle altre società. Quindi quando qualcuno di loro fa qualche stronzata, noi siamo più duri nei loro confronti che rispetto a voi, perché loro hanno comunque compiuto questo percorso e devono avere già acquisito determinate caratteristiche anche di comportamento. Quindi quando qualcuno di loro sbaglia, vuol dire che qualcuno di noi ha sbagliato. E quindi la cosa è molto molto grave. Devo dire che ultimamente queste cose non succedono e quindi ne sono felice. Quindi, venendo al dunque, la stagione sta per partire domani. I ragazzi partiranno per il campionato di Serie C che hanno il dovere di vincere. Rolando particolarmente contento di questo. La nostra società deve tornare in tutti i modi in Serie B perché l'espressione di questo movimento non può che essere la Serie B, è un nostro dovere tornarci in qualche modo. Lottando con le unghie perché è giusto che questa società abbia una Serie B di riferimento e dovremo tornare ad avere anche una seconda squadra in Serie B. Quindi il prossimo anno il nostro obiettivo è avere una squadra in Serie B e una squadra in Serie D che ci rappresenti come abbiamo fatto in passato. E ovviamente scenderemo in campo con tutte le categorie, dai più piccole ai più grandi, schierando addirittura due squadre under 16. Negli ultimi anni possiamo dire che in ogni categoria abbiamo raggiunto ottimi risultati. Siamo gli unici che scendiamo in campo soltanto con i nostri atleti, gli unici penso, o pochi fanno come noi, e nonostante questo riusciamo a essere competitivi in ogni categoria. Quindi per noi questo è un grosso vanto. Se leggete in giro sui siti internet in ogni categoria, parlano di noi come una delle squadre più ostiche e più difficili da battere. Quindi rifacciamoci un altro applauso. Detto tutto questo, passiamo alla fase più difficile, che è quella delle foto. E non vi voglio rubare tanto tempo, soprattutto ai genitori, perché è sabato. Le foto funzioneranno così: la prima foto che facciamo è la foto di gruppo e la faranno dalla tribuna. Quindi ci giriamo tutti, i ragazzi della prima squadra vengono qua dietro e con molta calma facciamo la foto di gruppo.